Buongiorno a tutti, è mezzogiorno in punto del 16 novembre, un orario un pochino inconsueto per le mie dirette Facebook, spero di riuscire comunque ad arrivare a voi, perché questo pomeriggio ho un viaggio e quindi non ero sicurissimo di riuscire poi a essere in diretta durante le ore pomeridiane come faccio di solito, ma insomma, comunque come sapete, di questo video, appunto di questa diretta, resterà un video che lascerò su questa pagina Facebook, sul mio sito ivanscalfarotto.it e naturalmente sul canale YouTube. Io come al solito faccio il piccolo gesto di rito che è quello di chiedervi di pigiare su questa freccetta dove c'è scritto condividi in modo tale da poter allargare il più possibile il gruppo degli amici che assisteranno a questa diretta, ovvero alla sua registrazione. Ma prima di entrare nel vivo, devo cominciare con due comunicazioni di servizio piuttosto importanti che vi prego poi di diffondere. In particolare, la prima è se siete piemontesi, se vivete a Torino o nei dintorni o in Piemonte o insomma se riuscite ad arrivare a Torino per questo pomeriggio alle ore 18, anzi 18:30, chiedo scusa, alle ore 18:30 sarò lì a Torino per la presentazione dei comitati di azione civile. Quindi saremo nella sala del GAM, comunque trovate poi sulla pagina Facebook tutto, la galleria, GAM sarebbe la galleria d'arte moderna, trovate comunque tutto sulla mia pagina Facebook. Sarò lì io per presentare i comitati di azione civile, quindi spiegare che cosa sono, come funzionano e per salutare i comitati che si sono già costituiti a Torino e in Piemonte. Infatti sentiremo anche qualcuno dei promotori dei comitati. Ma poi penso che sarà molto interessante sentire Sandro Gozzi, che sarà lì con me. Sapete che Sandro Gozzi negli scorsi anni è stato per 4 anni sottosegretario con la delega agli affari europei e uno degli obiettivi che abbiamo per queste riunioni che faremo in giro per l'Italia è anche di raccontare i 7 valori per difendere i quali i comitati di azione civile si sono costituiti. Come sapete, uno di questi valori è l'Europa nei confronti del nazionalismo, quindi verso contro i nazionalismi. E quello che ho chiesto a Sandro oggi è proprio di raccontarci in parole semplici e così nella vita ordinaria perché l'Europa è un valore, perché l'Europa va difesa, perché alla fine su queste questioni secondo me si utilizzano e si spendono moltissime parole, ma sono spesso abbastanza confuse sia da parte di chi è antieuropeista che spesso appunto spende luoghi comuni e non altro, ma anche da parte di chi l'Europa sostiene, si finisce col dire delle cose che probabilmente qualche volta sembrano un pochino degli slogan. E quindi ho chiesto a Sandro di riempire di contenuti il nostro europeismo, di spiegare qual è l'impatto che l'Europa ha sulle nostre vite. Devo dire, secondo me sarà semplice per Sandro, non soltanto per la sua esperienza, ma anche per quelli che sono i dati della cronaca di questi giorni. Anzi, mi viene dire la cronaca di queste ore. Sapete benissimo che in Gran Bretagna il governo sta cercando di finalizzare l'accordo sulla Brexit con l'Unione Europea, ma vedete che la situazione è assolutamente fluida, incandescente, non so come altro definirla, caotica. Io conosco bene la Gran Bretagna per averci lavorato per tanti anni e per tornarci, perché ci torno ancora molto spesso, ancora molti amici, ex colleghi, quindi frequento Londra parecchio. E devo dire che dal referendum sulla Brexit la Gran Bretagna non ha sostanzialmente parlato d'altro, cioè l'intera agenda politica britannica è stata in un certo qual senso dirottata come fosse un aereo da questa vicenda della Brexit. Uno accende il telegiornale, sente i telegiornali, i britannici non parlano d'altro perché l'incertezza per il futuro è massima. E quindi non soltanto l'agenda politica si è bloccata, e quando si blocca l'agenda politica si blocca la crescita economica, perché evidentemente il governo non si occupa d'altro, ma poi la società si è spaccata, si è divisa, si è frantumata. Sapete, c'è stata recentemente una grande manifestazione contro la Brexit. I partiti sono divisi al loro interno, il governo perde pezzi, e di fatto ancora non si sa bene che cosa succederà. Ci sono previsioni catastrofiche che addirittura prevedono che ci possano essere problemi di approvvigionamento di farmaci, di alimenti. Quindi, diciamo così, l'idea di essere usciti dall'Unione Europea ha causato finora esclusivamente problemi, danni economici, incertezza per il futuro. L'incertezza per il futuro si è proiettata anche su chi fa impresa e quindi su chi crea posti di lavoro, su chi deve fare investimenti in Gran Bretagna. Insomma, un totale disastro. Io non so come definirlo
Altrimenti, e quindi se non abbiamo bene capito l'Europa cosa ci serve, quantomeno ci può servire a evitare il disastro che stanno vi vivendo i britannici. Però mi piacerebbe che Sandro ci raccontasse di più, per esempio, delle normative europee in tema di tutela dell'ambiente, in tema di protezione, dei posti di lavoro, in particolare di tutta la normativa antidiscriminatoria, che ha fonte europea, e quindi ci spiegasse più in concreto, che cosa significa per noi nella nostra quotidianità e perché l'idea di uscire dall'Europa è una totale follia e quindi per quale motivo. È civico, è impegno civico anche difendere la nostra partecipazione orgogliosa, a un'Unione Europea che certo va migliorata, ma che non si può buttare via come si butterebbe via il bambino con l'acqua sporca. Quindi, per discutere di comitati di azione civile, di Europa e di nazionalismi, vi aspetto oggi alle ore 18:30 a Torino, nella sala riunioni, diciamo, nella sala della Galleria di Arte Moderna che è proprio in centro. 18:30 questo pomeriggio. Questa è la prima comunicazione di servizio. Seconda comunicazione di servizio, non più tanto civica, ma più, diciamo, eminentemente politica. Domani sabato ci sarà l'Assemblea Nazionale del Partito Democratico a Roma. Io quindi fuggirò da Roma, da Torino direttamente verso Roma. Si apre la stagione congressuale a livello nazionale che ci porterà alla designazione del nuovo segretario del Partito Democratico, però voglio ricordare, soprattutto coloro di voi che vivono in Lombardia, che ci sono anche le elezioni dei segretari provinciali, dei segretari regionali e del segretario provinciale di Milano, metropolitana, e del segretario regionale della Lombardia. La differenza tra le due elezioni sta nel fatto che il segretario provinciale metropolitano è eletto soltanto dagli iscritti, e la mia candidata è Silvia Roggiani, che è stata, come ho detto in una piccola cosa che ho fatto per lei, è un po' il cuore del partito milanese. Silvia è una giovane donna estremamente combattiva, che appunto è diventata un po' l'anima, il cuore del partito in questi anni come segretario organizzativo, e secondo me in questo momento, mai come oggi, il Partito Democratico ha necessità di essere guidato dal cuore. E poiché Silvia è il cuore del PD milanese, sarà un'ottima segretaria metropolitana. Però può essere votata soltanto dagli iscritti. Invece il segretario regionale può essere votato anche dagli elettori, quindi non c'è bisogno di essere iscritto al Partito Democratico per poter votare per il segretario regionale. In Lombardia si vota il 18, quindi domenica, e vi voglio veramente invitare ad andare a votare, per Eugenio Comincini. Eugenio Comincini è un mio collega parlamentare, un senatore che però per 10 anni è stato, il sindaco di Cernusco sul Naviglio, un sindaco amatissimo, vicinissimo alla gente. Tra l'altro il suo successore è stato eletto con percentuali quasi bulgare, proprio anche il riconoscimento del buon lavoro che l'amministrazione di Eugenio Comincini ha fatto a Cernusco, quindi un uomo che conosce molto molto bene il territorio, conosce molto bene le amministrazioni locali, conosce molto bene le città, che è stato a strettissimo contatto con i suoi concittadini e che oggi è a Roma a fare il senatore, che rappresenta molto bene le istanze dei territori anche nel nostro Senato. E per votare per Eugenio, come ho detto, non è necessario essere iscritti al PD, si può andare in uno dei circoli del PD, potete andare sul sito del PD Lombardo o del PD Milanese per trovare quali sono i seggi, e quindi davvero vi invito per questo, perché in Lombardia, diciamo così, è uno dei territori decisivi, la più grande regione d'Italia, la più ricca regione d'Italia, una regione governata da tempo immemorabile dal centrodestra e in particolare dalla Lega. Abbiamo bisogno di un segretario regionale che ci faccia risalire la china, ci faccia tentare appunto, riuscire a arrivare alle prossime elezioni regionali, a cambiare, l'amministrazione regionale lombarda. Poi sapete, la Lombardia è un territorio particolare, il Movimento 5 Stelle non ha molta presa, la Lega invece è molto molto forte, spesso è una Lega, della peggior specie. Guardate soltanto che cosa si sta succedendo in questi giorni intorno ai temi delle discriminazioni. Avete sentito, di questa senatrice eletta alla presidenza della Commissione diritti umani, che contemporaneamente è indagata per istigazione all'odio razziale. Il Family Day in Lombardia ha una grande, diciamo così, una base molto solida. Il presidente della regione Fontana, appunto, sta discutendo anche appunto di legge Pillon, di Family Day, insomma, ha una certa simpatia per queste idee. Io penso che una presenza del Partito Democratico forte sia assolutamente indispensabile, e Eugenio Comincini è l'uomo che fa per noi. Quindi, se siete a Milano o in Lombardia, domenica 18, mi raccomando,
raccomando di andare a votare per Eugenio Comincini, anche se non siete iscritti al Partito Democratico, potete farlo. E dopo queste due comunicazioni di servizio, quindi quella della mia venuta a Torino questo pomeriggio e dell'elezione del segretario regionale della Lombardia, del segretario metropolitano del PD di Milano per domenica, io, come al solito, vi ricordo di pigiare su questa freccetta dove c'è scritto condividi e volevo fare soltanto un paio di riflessioni sulle cose che stanno succedendo in Parlamento. Tra l'altro, dalla prossima settimana avremo giornate parlamentari molto intense, in particolare alla Camera dei Deputati. Arriva il famoso decreto sicurezza e immigrazione, poi arriva la legge di bilancio, per cui credo che il prossimo fine settimana e forse anche quello dopo potremo essere in aula sia sabato che domenica. Per la gioia naturalmente del parlamentare e della famiglia del parlamentare, ma è giusto esserci perché si tratta di argomenti estremamente importanti, a parte le battute, però un paio di cose volevo dirle. Una sulla definitiva approvazione del cosiddetto decreto Genova. Sorvolo rapidamente sulle scene abbastanza vergognose di giubilo da parte del ministro Toninelli, che credo ormai sia fonte di imbarazzo anche per il Movimento 5 Stelle e per Di Maio. Ormai su tutti i giornali si legge spesso che si sta ragionando su uno spostamento di Toninelli da quel ministero, dove ha fatto veramente una serie di gaffe infinite, e questa è stata soltanto l'ultima di una serie di appunto, non so come definirle, di scivolate su un tema come quello di Genova, che è stato un tema estremamente ed è un tema estremamente penoso, estremamente grave, con il carico di lutti e di disastro e di anche sconvolgimento economico e sociale per la città di Genova. Ma al di là appunto degli aspetti folcloristici, io voglio ricordare che c'è un tema politico importante, ed è che il decreto di Genova in realtà per Genova dice poco, non si capisce ancora niente in tema di fondi, di quello che succederà, il ponte, insomma un decreto anche sulle indennizzi per chi ha perso la casa, sulla possibilità di spendere i soldi che sono stati stanziati, di riceverli tutti insieme per poter effettivamente essere ristorati del danno, poter avere una nuova casa. Ma quello che è ancora più grave è che si sia approfittato di questo decreto Genova per infilarci due norme assolutamente vergognose, quelle del condono di Ischia, che resta assolutamente un condono, e tra l'altro un condono che viene fatto sulla base di una norma del 1985 antichissima, estremamente lasca, estremamente libertaria, che consentirà di ricostruire a spese pubbliche case crollate anche in luoghi non sicuri dal punto di vista sismico e dal punto di vista diciamo paesaggistico ambientale. E questa è una cosa estremamente grave. Di un condono si tratta, che ne dicano i 5 Stelle, questo è. E tra l'altro sapete benissimo che il governo è andato sotto in commissione, che ha avuto un grave problema anche sui numeri, proprio perché un pezzo del Movimento 5 Stelle si è rifiutato di votare il condono. E tra l'altro devo dire, il condono e il decreto nel suo insieme sono passati con i voti di Forza Italia. L'avessimo fatto noi sarebbe stato lo scandalo di cui avete sentito parlare per i 5 anni precedenti della scorsa legislatura. Oggi invece il capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato dice che i voti di Forza Italia, Stefano Patuanelli si chiama il capogruppo al Senato, dice a Repubblica testualmente che i voti di Forza Italia sono stati un abbraccio vitale per la città di Genova. Quindi quando i voti di Forza Italia erano serviti, diciamo, perché anche noi non avevamo una maggioranza solida in Parlamento, per noi erano inciuci, questi qui invece per il Movimento 5 Stelle i voti di Forza Italia sono un abbraccio vitale. Che cosa vi devo dire, cari amici in ascolto? E quindi questa prima cosa, il condono, ma poi voglio ricordare anche la norma orribile sull'aumento della soglia di idrocarburi sui fanghi che vengono sversati nei campi, una norma che fa raccapricciare dal punto di vista ambientale e che pure è stata infilata in questo decreto. E così è, insomma, è bene che lo sappiate, è diventato legge, il ministro Toninelli è esultato, pugni in aria, ma questa è la verità dei fatti, insomma, non è una mia opinione, è la carta, diciamo, del decreto che è stato approvato dalle due Camere e dalla maggioranza dei leghisti e del Movimento 5 Stelle. Aggiungo che per andare invece alla Camera dei Deputati, dove invece appunto è arrivato questo decreto sicurezza e immigrazione che adesso andrà in aula, vi do soltanto una chicca proprio di ieri.
dentro il decreto la Lega ha provato a infilare una norma sul peculato perché alcuni suoi esponenti, tra cui Rixi, sottosegretario, viceministro nel governo, ma anche il capogruppo Molinari, mi pare si chiami, il capogruppo che è appunto del gruppo alla Lega alla Camera dei Deputati, sono indagati per peculato per le famose spese pazze nelle regioni e ieri hanno provato a infilare una norma che avrebbe sostanzialmente alleggerito di molto la posizione di questi esponenti della Lega Nord, anzi della Lega Basta, io li chiamo sempre Nord, ma è un lapsus freudiano. E ci siamo opposti, tra l'altro i miei colleghi Franco Vazio, Alessia Morani, colleghi della Commissione Giustizia, si sono messi di traverso, hanno segnalato questo caso e il Movimento 5 Stelle naturalmente non ha potuto, con il ministro Bonafede, accettare questa norma, appunto, che andava ad alleggerire la posizione penale di questi parlamentari della Lega che sono sotto indagine per le cosiddette spese pazze, e quindi la cosa è stata fermata. Ma questo lo dico anche per spiegare che 5 Stelle e Lega, che hanno fatto, come si dice, cose da pazzi durante la scorsa legislatura, stanno facendo esattamente, e anzi molto peggio, le cose che, ci accusavano di far noi. Noi non ci saremmo mai permessi di fare un condono edilizio con le norme del governo Craxi, e invece abbiamo dovuto assistere anche a una cosa del genere da parte di chi ha gridato onestà, onestà fino all'altro ieri. Brutti, brutti momenti, devo dire, non è facile in questa fase vivere in Parlamento. Comunque, io vi aggiornerò domani, come detto, sarà difficile che io possa essere in diretta perché appunto vado a Roma da Torino per l'Assemblea Nazionale, ma sarò sicuramente in diretta qui domenica pomeriggio, quindi ci vediamo domenica pomeriggio. Io spero anche che noi oggi pomeriggio riusciamo a fare da Torino la diretta del nostro incontro sui comitati di azione civile in modo tale che possiate sapere quello che sta succedendo. Io mi fermo qui, sono le 12:17, quindi mi sono allungato anche un pochino di più rispetto al canonico quarto d'ora che di solito mi prendo per la mia diretta. Vi ricordo di condividere il video che resterà pigiando quella freccettina dove c'è scritto condividi, il video che resterà sul sito ivanscalfarotto.it, sul mio canale YouTube e sulla pagina Facebook, e vi do appuntamento per oggi pomeriggio a Torino e poi a domenica per la mia diretta del fine settimana qui da casa a Milano. Saluti a tutti e buon fine settimana. Ciao!